Claudio Odierna, il folletto della Virtus Libera, ormai siamo abituati a vederlo sgusciare via agli avversari, una partita veramente ad altissimo livello, intensissima, giocata da due grandi signore squadre, possiamo dire. Sì, la partita sicuramente fin dalle prime battute si è mostrata per quello che si pensava fosse, infatti il Formia è andato in vantaggio, noi pronti via siamo riusciti a rimetterla dalla nostra parte, è stata diciamo una battaglia, se la si vuole chiamare così, senza esclusione di colpi, infatti sono stati attacchi da una parte, attacchi dall'altra e comunque venivamo da una settimana dove ci eravamo allenati praticamente zero, se non pochissimo, giusto qualche allenamento però di rifinitura, perché come ben sapete mercoledì abbiamo avuto anche il recupero e quindi comunque abbiamo fatto un filotto di 3 partite, 7 punti. Sicuramente potremmo dire sì, c'è un po' di amaro in bocca, oppure sì, i 7 punti ci vanno bene, però per ora diciamo che la prestazione è stata positiva, abbiamo mostrato carattere, cattiveria dove c'era da mostrare e quindi adesso riposeremo, rivedremo gli errori, recupereremo gli acciaccati, vediamo le condizioni e lunedì si ritorna pronti via perché sabato ci aspetta un'altra battaglia. Giuseppe Fanelli, il primo gol della Virtus Libera è stato il tuo, è stata una partita intensissima, giocata ad altissimi livelli da tutte e due le squadre e poi l'infortunio con grande generosità, per 3 volte sei tornato in campo, per 3 volte sei dovuto di nuovo uscire. Purtroppo quest'anno un po' di problemi mi stanno ostacolando per dare una mano a questa squadra. La partita all'inizio si era messa nel binario che volevamo, però dopo siamo andati sotto e meno male che siamo riusciti a recuperarla nonostante tutto. Dobbiamo recuperare al più presto per ritornare in campo. Come ti senti ora con il ginocchio? Dobbiamo capirlo domani. Adesso il dolore c'è, però a caldo è sempre meno. Domani mattina spero che non aumenta di tanto.